tutti. Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento, grazie. È un applauso per Cooperlo che mi rende contento. È un applauso al successo di Luca Telese e David Palenzo alla televisione. Addirittura. Ha appena ricevuto un complimento dalla... No, pensavo fosse armato, invece non un complimento. Allora, buonasera, è una bellissima occasione quella che ci porta qui, parlare di cose care, di cose belle, di cose anche utili, ferri del mestiere che sono utili in questo tempo. Allora, siamo qui per ricordare Enrico Berlinguer e ovviamente non possiamo prescindere dalla storia. Quando Gianni Cooperlo divenne segretario della FIGC, io ero un umilissimo militante di Roma e devo dire che in quella federazione giovanile comunista siamo cresciuti a pane Berlinguer, nel senso che era molto vicina alla morte di Padova, avevamo visto tutti almeno 5 volte la videocassetta, ve le ricordate quelle videocassette dell'Unità col dorsetto in bianco e nero? Con il film dei registi comunisti sul funerale di Roma, era il più grande ed è ancora il più grande funerale della storia repubblicana, e quella FIGC era una FIGC molto pedagogica. Gianni veniva anche preso in giro per questo, perché aveva un'attenzione, una cura, anche una passione per trasmettere questa memoria, e quindi continuamente questo ricordo freschissimo era molto vivo fra noi. Ci fu un numero speciale di Futura, c'erano i poster che ornavano le nostre camerette, c'era il librone quello rosso prezioso, se ce l'avete tenete da parte, che fu venduto a 10.000 lire, diffusione straordinaria, 1 milione di copie. E allora niente, vorrei partire da Gianni proprio per chiedere questo. In fondo a Padova, non per un caso, su quel palco c'era Pietro Folena e c'è stata una catena di trasmissione che ha fatto sì che la generazione dei più giovani e degli ultimi comunisti del secolo, quelli che quindi hanno meno di 50 anni, si sia formata su questa figura, segnata da questa figura, con la memoria di questa figura. Noi avevamo un manifesto molto bello con una faccia di Berlinguer in barca sorridente, quelle foto a stintino, e c'era una frase che avevamo imparato a memoria e che recitava così: noi siamo convinti che questo mondo, anche questo incredibile, complicato mondo di oggi, possa essere letto, conosciuto, interpretato, messo al servizio degli uomini e della loro speranza e del loro futuro. Allora io partirei da qui, Gianni, e se facciamo questa iniziativa oggi è perché non è retorica, ma perché questa profezia, l'intervista sul 1984, il carico di utopia e anche l'eredità di Berlinguer è ancora oggi fra di noi ed è ancora utile a tutti noi. E volevo chiederti per te cosa ha rappresentato e in che modo sei entrato, come dire, in questo percorso che per molti non è scontato, perché sembriamo molto più giovani, siamo molto più giovani, non eravamo cresciuti nel partito degli anni 50, non avevamo conosciuto il rapporto con l'Unione Sovietica, ma il berlinguerismo ci aveva segnato. Perché? Intanto buonasera, grazie di essere qui numerosi, grazie a Luca. Grazie a Luca Telese che ha accettato di venire, anche se hai finito ieri sera questa corvée estiva televisiva, quindi primo giorno di vacanza. L'ho fatto apposta per essere qua. L'ho fatto apposta. E quindi gli sono molto grato della sua disponibilità e amicizia. Una cosa importante l'ha già detta lui, io la integro con il modo in cui la sento da sempre. Io, come tanti altri, qualcuno è seduto qui in mezzo a voi questa sera, appartengo a quella generazione che ha scoperto la politica
la passione per la politica, che poi è stata la passione più importante della mia vita, non quando c'era Berlinguer, ma perché c'era Berlinguer. Cioè l'influenza che quel leader ha avuto su di me, su tanti di noi, è stata un'influenza profonda che nasceva da prima di quel trauma sul palco di Padova, Piazza dei Frutti, nel giugno dell'84. Quel trauma però pesò tantissimo, questo va detto. Tutti noi che siamo qui seduti questa sera, in questa sala, no? Ciascuno di noi possiede un calendario privato ed è diverso per ognuno di voi. È il giorno in cui ti sei sposato, hai perso una persona cara, un amico, è nato tuo figlio. Però anche tutti noi che siamo seduti in questa sala condividiamo insieme un calendario pubblico, che sono quelle date scolpite che cambiano, possono cambiare in qualche misura la sorte, il destino di una città, di una nazione, di una generazione. Io sono venuto oggi da Bologna col treno come Luca e ogni volta che scendo a Bologna, entro alla stazione, guardo quell'orologio bloccato alle 10:25, posso immaginare che ci sia un papà o un nonno che stamane portava un ragazzino nato a Bologna e di pochi anni e gli doveva spiegare perché l'orologio è fermo alle 10:25. Non credo che ci sia un solo ragazzo americano che abbia più o meno 30 anni che non saprebbe dirti in questo momento com'era vestito, che cosa faceva la mattina dell'11 settembre quando la sua vita è cambiata per sempre. Ecco, in qualche modo quei 4 giorni che separano il malore sul palco di Padova dalla piazza oceanica di San Giovanni a Roma, dove il popolo comunista, e non solo quello comunista, tributa il suo saluto a Berlinguer, quelle giornate sono state per noi una tappa del nostro calendario civile. Erano giorni di emozione intensa, profonda, di commozione, non solo dei comunisti, centinaia di pagine dedicate, articoli, analisi, ricostruzioni, biografie. Alla fine però, io mi è capitato a volte di ricordarlo così, se devo dire qual è fu il ricordo di quelle ore, di quei giorni che mi è rimasto più impresso, che mi sono portato vicino, dentro, in tutti questi decenni, e il ricordo che sulla prima pagina dell'Unità scelse Mario Melloni, in arte forte braccio, nato democristiano, convertito comunista, un giornalista di grandissimo valore, un uomo di satira, curava una rubrica, poche righe, un quadratino così, un ritaglio, un tondino rosso si chiamava Oggi, e Fortebraccio si commiatò da Enrico Berlinguer cavandosela con una sintesi pazzesca. Non impiegò nemmeno tutto lo spazio della sua rubrica, 10 righe, se la cavò in 1,5 righe. E lui scrisse solamente queste parole: è stato un uomo politico, punto. Vi pare una banalità? Punto interrogativo, fine. E diceva tutto. Era stato un uomo politico che lasciava una comunità che lo aveva stimato, amato, riconosciuto come un leader vero, nonostante Berlinguer non abbia mai esercitato nel corso della sua vita politica una funzione di governo, almeno di governo nazionale. Non è mai stato capo dello Stato, non è mai stato presidente del Consiglio, non è mai stato ministro. Lui è stato solamente, tra virgolette, il segretario generale del Partito Comunista Italiano. E l'emozione in quella giornata lì a San Giovanni era enorme, profonda, Luca, te lo ricorderai, però con una caratteristica, tu interrompimi quando vuoi, ma con una caratteristica che era questa, ed è legata a quella definizione di Fortebraccio, è stato un uomo politico, mi pare una banalità, che quel popolo, commosso, piangente, in quella piazza, salutava l'uomo politico che lo aveva rappresentato, ma nessuno in quella piazza pensava in quel momento che morto Berlinguer poteva finire il PC, che poi sarebbe finito per altre ragioni, ed era già un partito in fase di declino sotto il profilo politico qualche anno più tardi, ma nessuno immaginava che scomparso Berlinguer, un leader carismatico, poteva finire quella storia, quella identità, quella comunità, quella cultura. Così come nessun italiano pensava nel trauma del 9 maggio del 78, via Caetani, la Venol Rossa, il bagagliaio, il corpo di Aldo Moro, che ucciso Moro sarebbe finita la Democrazia Cristiana, che poi sarebbe finita per altre ragioni qualche anno più tardi. Cioè grandi personalità della politica di questo paese che hanno fatto la storia della Repubblica, grandi figure carismatiche del rapporto con il loro mondo, con il loro popolo, erano amate, rispettate, stimate
ma il loro destino personale non si identificava con il destino della comunità che rappresentavano. E questo accadeva, guardate, io ne sono convinto, per una ragione che ha a che fare con l'oggi. Oggi siamo qui a commemorare, a ricordare un uomo straordinario, ma parleremo, come è giusto che sia, anche dell'attualità. E questo è il primo legame con l'attualità, è qualcosa che ha a che fare col presente. Perché noi alle spalle abbiamo invece un ventennio di storia d'Italia, forse anche più, dove con una sola eccezione, che è questo partito, questo simbolo nelle sue diverse declinazioni che ha conosciuto, ma la gran parte del sistema politico di questo paese ha conosciuto leader molto meno carismatici di quelli che abbiamo citato e ricordato oggi pomeriggio, ma che hanno interamente identificato il loro destino personale con i simboli delle liste dei partiti che rappresentavano. E questo è potuto accadere per una ragione profonda, ma allo stesso tempo grave, ed è la fragilità delle culture politiche di quei partiti, di quei simboli, di quelle liste, a fronte invece di grandi culture popolari, comunisti, socialisti, democristiani, che hanno segnato nel bene e nel male, ma con una grande capacità di dare un'impronta alla storia d'Italia, la lunga fase della cosiddetta Prima Repubblica. Ecco, noi se oggi ricordiamo Berlinguer non è perché ricordiamo un monumento del passato, una figura consegnata alla sua storia, perché tale è. E non lo ricordiamo nemmeno perché rimpiangiamo quella stagione dal punto di vista politico, forse ne parleremo, ma il PC era già entrato in una parabola discendente del consenso nel paese. Lo ricordiamo perché ci ha insegnato quale dovesse essere, quale potesse essere sempre il legame stretto tra la dimensione della politica, dell'appartenenza ad una parte, ad un partito, e l'identità, la cultura, chi sei, la funzione che svolge nella storia del tuo paese in un determinato passaggio della sua vicenda. Tutto questo lui ci ha insegnato, e grazie anche a tutto questo, nel bene e nel male, noi siamo diventati quello che siamo oggi. Allora, mettiamo un po' di sale, perché intanto c'è un fenomeno straordinario. Berlinguer oggi non è Berlinguer come è stato visto dai contemporanei, e nemmeno Berlinguer come era letto dopo la sua morte. Berlinguer in vita fu avversato, credo, con una quantità di satira, insulti, ritratti denigratori che potrebbero non finire. Ha avuto persino l'onore di una diffamazione nel dossier Mitrokhin, che per lui credo che sia, sarebbe un'onorificenza. Gli venne attribuita una fantomatica disputa, una proprietà terriera, un'isoletta, l'isola Piana, andatela a vedere, che non vale nulla. E anni dopo nel Mitrokhin si trovò questa raccomandazione dei sovietici: screditare Berlinguer attraverso la proprietà dell'isola Piana. Era attaccato dalla sinistra estrema, era anche in alcuni momenti mal sopportato da alcuni dirigenti del partito. E io vorrei andare al passaggio su cui ti voglio interrogare, cioè lui rompe la solidarietà nazionale perché capisce che quell'esperienza è finita, probabilmente muore già con il sequestro e la morte di Moro, e apre una stagione complicatissima. 1980, il terremoto, la sua telefonata a Pertini, dice vieni a vedere, va a vedere, c'è questo senso che poi Pertini consegna un messaggio apocalittico: si combatte contro il terrorismo da un lato, dall'altro contro l'antistato, contro lo stato degenerato, c'è l'invettiva contro il terremoto. C'è il primo punto grande di rottura, di innovazione, che per noi è stato formativo, parlo della nostra generazione, l'intervista a Scalfari del 1981, parole da mandare a memoria, da rileggere, ogni volta che le leggi sembra che parlano di oggi, i partiti hanno occupato lo Stato, hanno perso il senso degli ideali, per gli altri la passione è finita, per noi comunisti no, ma allora che cosa fare? Inizia un cammino solitario, la svolta, la lotta contro il craxismo, cosa per cui nel partito, ero piccolo, ma tu te lo ricordi, veniva considerato da molti una sorta di apostata. Come può il segretario in un grande partito politico polemizzare con i socialisti? Sempre sui contenuti politici. Poi c'è quell'episodio incredibile che lo segnò profondamente, lo addolorò, l'ho raccontato ai figli, a chiunque, i fischi al congresso di Verona.
fischiato, invitato e fischiato. Lui disse: non era mai accaduto e nessuno di noi mai avrebbe potuto fischiare una delegazione invitata. Craxi disse: non ho fischiato perché non so fischiare. Poi ci fu quella campagna, è vero, il declino elettorale, ma quella promessa che lui si fa: non scenderemo sotto il 30%. Poi c'è la grande battaglia totalmente dimenticata, è quella contro la scala mobile, che è una battaglia simbolica importantissima. Il taglio dei punti del decreto di San Valentino, quelle foto che sono bellissime, lui sorridente con tatuò alle spalle alla manifestazione con quel titolo dell'Unità di Macaluso, eccoci, e quella battaglia che lui non riesce a portare a termine perché, se vi ricordate, il referendum si celebrò dopo. Ecco, entro subito nel vivo, provo col mio mestiere, trovo che ci sia il tentativo di ricordare Berlinguer escludendo tutto questo. Quindi, per esempio, anche una persona che stimo e che ha fatto un bellissimo lavoro come Veltroni ha fatto un film in cui testualmente si dice: quando muore Moro finisce la politica di Berlinguer. Ecco, questo che ti voglio chiedere. Io questo giudizio politicamente lo trovo veramente ingeneroso, ma soprattutto sbagliato, perché noi siamo la prova, siamo una generazione che è cresciuta con quelle battaglie, che non sono state apparentemente battaglie che pagavano nell'immediato, ma che erano proprio le battaglie berlingueriane, dei pensieri lunghi, dei valori, della pace, le catene umane, contro tutti i missili dell'est e dell'ovest. Cioè, noi non siamo i ragazzi che sono cresciuti, Follen ha detto, i ragazzi di Berlinguer, proprio perché c'era questo Berlinguer? Ma assolutamente, assolutamente sì, io penso che tu abbia ragione e provo a dirti il motivo che mi porta a credere che la tua tesi sia quella più convincente. Io penso che abbia ragione chi sostiene, con molta più autorevolezza di me, che i grandi leader politici non dispongono mai di due strategie, ma hanno una visione ed una strategia, che possono declinare in modo diverso lungo l'evoluzione del contesto che li accompagna. Enrico Berlinguer è il segretario del Partito Comunista Italiano per 12 anni, dal 1972 al 1984, quando muore. E la sua segreteria ha avuto la caratteristica di interpretare in due momenti distinti una stessa identica visione del futuro del Paese e del ruolo dei comunisti nel Paese. La prima stagione è quella che si apre nel 73, dopo i fatti del Cile, gli articoli su Rinascita e l'avvio del compromesso storico. Si tratta di costruire un rapporto con un interlocutore fondamentale che tu hai citato, che fu il presidente della DC Aldo Moro, per condurre la democrazia italiana ad un'evoluzione e ad uno sblocco di quella che era una condizione che aveva sino a lì impedito al più grande partito della sinistra l'accesso, la legittimazione ad accedere al governo del Paese. La strategia di Berlinguer fu segnata da quella precisa volontà: avvicinare il più possibile i comunisti italiani all'esercizio del potere nel governo nazionale dell'Italia. E non c'è dubbio che negli anni della solidarietà, dopo la rottura del 47, Berlinguer è il leader comunista che persegue con determinazione e ottiene questo risultato. Poi c'è l'episodio che cambia il corso della storia d'Italia: il rapimento del presidente della DC, 55 giorni, l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana. Il nostro GFK. Il nostro GFK. Ci sono degli omicidi politici che hanno cambiato, che possono cambiare il corso della storia. È accaduto negli Stati Uniti, è accaduto in Svezia, è accaduto in Italia. E non c'è dubbio che dopo il maggio del 78 Berlinguer perde il vero unico interlocutore che lui aveva avuto nella DC per quella politica e strategia ambiziosa che aveva messo in campo. E cambia tutto attorno a lui, cambia tutto attorno a quel partito che lui guidava, perché ritorna in campo la logica del preambolo democristiano, la rottura nel dialogo con i comunisti, e c'è un vertice a frattocchie tra la delegazione comunista guidata da Berlinguer e la delegazione socialista guidata da Craxi, dove il segretario del PC tenta l'approccio nei confronti del Partito Socialista gettando le basi di un'alternativa di sinistra per il governo dell'Italia.
e Craxi compie la scelta che un leader politico compie. Ritiene sostanzialmente che l'alleanza con i comunisti avrebbe impedito in modo strutturale i socialisti di rovesciare i rapporti di forza elettorali nel paese e nega la disponibilità a quella linea e decide di aprire invece un confronto alzando anche il prezzo con la Democrazia Cristiana, e sono le basi della lunga stagione del pentapartito degli anni Ottanta. Berlinguer soffre quella rottura che poi condurrà a quella giornata difficilissima di Verona. La piazza comunista di San Giovanni, peraltro Luca restituì con gli interessi, i fischi al Presidente del Consiglio poche settimane dopo, e ritengo per l'intelligenza e l'umanità di Bettino Craxi, che ebbe a di che pentirsi di quella sua battuta sgraziata. Ma è questo il passaggio decisivo dell'analisi che hai fatto tu, e mi permetto di integrarlo in questo modo in un minuto. Dopo la fine di quella strategia che Berlinguer aveva perseguito nella logica del compromesso storico e la svolta di Salerno nell'80, la seconda svolta di Salerno dopo quella di Togliatti del 44, con la parola d'ordine dell'Alternativa Democratica, Enrico Berlinguer si trova in una condizione per certi versi drammatica per un leader politico, ma è la condizione che porterà la nostra generazione a scoprire la forza di pensiero, la potenza di parola, la profondità di concetto, il coraggio politico di un uomo che ci ha guidato nella nostra formazione in quegli anni. Perché la condizione drammatica? Perché Berlinguer non ha cambiato opinione sul futuro e il destino della storia d'Italia, sulla necessità di superare il blocco della democrazia, di portare i comunisti all'esercizio di quella responsabilità di governo, ma la chiusura della DC e la scelta del gruppo dirigente socialista lo mette di fronte ad una condizione nuova e ad una nuova consapevolezza, che almeno per una fase la prospettiva dell'accesso al governo per il partito che lui guidava era preclusa. E allora doveva porsi una domanda, lo banalizzo e mi perdonerete, ma ci capiremo. Allora doveva porsi una domanda complessa per un leader politico che era ancora alla testa, alla guida di una forza che era votata da un italiano su tre. Un italiano su tre votava comunista, un enorme patrimonio di consenso, che non aveva più la prospettiva ravvicinata dell'accesso al governo. Ma la domanda di fondo per quel leader era: come ricollocare quell'enorme potenza e patrimonio nella storia d'Italia degli anni successivi? Perché guardate che un leader politico può essere dotato di una strategia nel breve medio periodo, ma non avere un popolo alle spalle. È molto più raro, ma può persino capitare, che un leader politico nella sua assoluta lucidità disponga di un popolo alle spalle, ma abbia la consapevolezza che in quel preciso passaggio della storia la sua strategia politica nel medio termine è stata sconfitta. E allora lui compie quella scelta che ci conquista, che ci rapisce, che ci seduce nel linguaggio, nella modestia, non nella modestia del profilo. La sobrietà. La sobrietà e l'umiltà. E allora lui compie quella scelta che è di dare a quella forza del 30%, e in particolare alle generazioni più giovani che a quella forza guardavano in quel momento, la prospettiva di un investimento storico sul dopo, sul mondo, sui conflitti e le contraddizioni della realtà. Lui elabora un pensiero politico che conquista una o due generazioni alla sinistra in questo paese e non le ha più lasciate andare, perché era un pensiero forte. E allora l'elaborazione teorica sul pensiero delle donne, e allora il tema del pacifismo, i missili a Comiso, e allora i segni di una cultura ambientalista che si affaccia, il tema dei diritti civili che in qualche modo fa capolino, e tutto questo è un'elaborazione che trova anche nella questione morale, nella famosa intervista Scalfari, un'espressione esplicita della crisi del sistema politico italiano. Ma quello, e mi unisco a te, non tanto il film di Walter, che è un bellissimo film, ma ad una critica che io molto modestamente, in punta di piedi, mi sento di fare a tutti noi e ai leader politici della sinistra di questo paese che sono venuti dopo. Quello che io ho sempre trovato ingeneroso e superficiale è un giudizio espresso da alcuni di coloro che sono venuti dopo e che ha liquidato quell'ultima stagione berlingueriana come il residuale testimoniale di un mondo che non c'era più.
una figura quasi paradossale, anomale, in un panorama che era segnato dalla modernità, dalla Milano da bere, dagli anni Ottanta del rampantismo. No, quello è il Berlinguer che non ripiega nella ridotta moralistica, nella testimonianza. È il Berlinguer che invita la sua parte politica a scollinare il tempo storico e a guardare oltre. Lui viene al congresso della FIGC, l'ultimo, nell'83, e ci invita con un appello sincero. Ci dice: ragazzi, fate un congresso sul futuro. Lui disse la futurologia. Pensate a come sarà il mondo quando sarete adulti, avrete dei figli o dei nipoti, e scomodate e disturbate i saperi scientifici, quelli che studiano, gli storici, gli economisti, i sociologi. Fate in modo di indovinare, di interpretare il tempo dove state andando. Quello è il Berlinguer che ci conquista. Non è un ripiegamento, è un investimento. E il fatto che chi è venuto dopo ha tutto sommato pensato che non fosse quella la vera sfida da affrontare e da cogliere, ma che la vera, unica, ultima sfida fosse, e non voglio essere equivocato, credetemi, il governo, e lo diciamo in questi giorni, in queste ore, il governo è importante, il governo è l'esercizio della responsabilità, del potere, delle scelte, ma in un partito politico, nella principale forza della sinistra, il governo, l'esercizio del potere non può esaurire in sé la funzione di quel partito e di quella cultura. Devi alimentare, devi costruire le ragioni che possono portare milioni di ragazzi e di ragazze a scegliere questa parte del campo, questa parte del mondo, non perché noi gli facciamo votare le primarie, non perché noi siamo una forza di governo, anche per quello, ma milioni di ragazzi a 20 anni possono scegliere la parte dove stare se tu li convinci semplicemente che quella è la parte giusta, che quella è la parte giusta. Che tu stai dalla parte di quelli che di fronte alla fotografia, l'abbiamo ricordato nel tuo studio Luca di quest'estate, Fabrizio Gatti si chiama, lo voglio citare per nome questo volontario di Mediterranea, di fronte a quella fotografia di un volontario di Mediterranea che alza una creatura sulla testa di notte col panno, pochi mesi, e la trasborda sul gommone della Capitaneria di Porto, di fronte a quella vergogna del livello di civiltà di un paese, tu a 20 anni scegli per la vita da che parte stai, se di fronte a quell'immagine ti si rivolta lo stomaco e decidi che sarai sempre e per sempre dall'altra parte. No Gianni, sto pensando che ti diamo i compiti per dopo, sbobbini questi due ultimi 4 minuti e li mettiamo in una cartellina per la delegazione di governo, perché sono un ottimo viatico, no? Questo messaggio dalla festa. Potremmo fare un micro documento, è molto bello. Fammi salutare alla tua destra il ministro per il Mezzogiorno, Giuseppe Provenzano. Allora, prima di entrare nei fatti della politica, buongiorno. Due cose che forse dovremmo dire ancora su Berlinguer da portare via. Duro, durissimo come il granito. Abbiamo trovato recentemente il carteggio con il fratello Giovanni. Lui è finito in carcere a Sassari per i moti del pane, si è messo alla testa di un corteo alla fine della dittatura fascista, racconterà poi di aver conosciuto attraverso gli edili di quel terreno, la classe operaia di quel territorio, e manda queste lettere a Giovanni di una durezza tremenda. Impegnati, lavora, ricordati che io sono in carcere, ma tu devi continuare la battaglia. Lui ne ha 21 e Giovanni ne ha solo 19, quindi era una generazione che era cresciuta nel ferro e nel fuoco, si vedeva e si sarebbe visto. Secondo, Berlinguer finisce in disgrazia, è un po' rimosso dalle biografie ufficiali, ma per 5 anni è perso, il partito lo spedisce in Sardegna un po' come lo si manda nelle province, 57, 58 sono anni in cui lui si riconnette al territorio, non chiede nulla, non va in Parlamento, non chiede un seggio. Poi in quella famosa consultazione che avviene quando Longo inizia a star male, c'è una consultazione compiuta dal compagno Cossutta e la stragrande maggioranza dei dirigenti consultati, fra lui e Napolitano, sceglie lui.
Qui ci sono subito due strappi enormi che secondo me dobbiamo ricordare e hanno formato te e noi. E il primo è quello con l'Unione Sovietica. Lui già nel 68 è vice segretario, coordina la riunione della segreteria immediatamente dopo i fatti dell'invasione della Cecoslovacchia, la deposizione di Dubček, e condannano. Adesso mi fanno un po' ridere quelli che dicono poteva fare di più. Nel 1968, con il mondo diviso in due, sei vice segretario del Partito Comunista Italiano e condanni l'invasione. Cinque anni dopo, perché quelle cose non è che passassero così, lui si trova a Sofia processato dal Partito Comunista Bulgaro per aver compiuto quell'apostasia. Proprio un processo politico, interrompe quel colloquio. Qui succede nel 1973 un episodio incredibile, interrompe quel colloquio e dice va bene, noi comunisti italiani non ci rimangiamo nulla, la nostra visita finisce qui, e si mette in macchina per tornare a Roma. Come sapete è un episodio che è uscito solo allo scoperto 30 anni dopo. Durante questo viaggio di ritorno verso l'aeroporto il traffico viene fermato, un grande camion militare investe la berlina dove c'erano Berlinguer e il vice segretario di quel partito che apparteneva alla fazione dei rinnovatori, una persona muore, l'autista rimane fratturato, il dirigente viene ferito, lui miracolosamente illeso solo perché la pesante berlina di fabbricazione sovietica viene fermata da un palo. Si rimette, torna a casa, dirà alla signora Letizia volevano farmi fuori. Allora ti chiedo su questo non solo quanta forza c'è voluta personalmente a Berlinguer, il granito sardo, questa tempra del ferro e del fuoco per andare a dire poi nel 76 la democrazia per i comunisti è un valore universale e non negoziabile, ma quanta forza c'è voluta anche per noi, cioè per voi, per quel gruppo dirigente che solitario nel mondo, con poche eccezioni, disse no all'ortodossia. Non era una posizione facile essere comunisti, ma nel valore assoluto della democrazia, quando questo significava anche spesso essere soli. Ma io penso che l'errore più grave che potremmo fare nei confronti della memoria di Berlinguer è trasformarlo in un santino, perché è stato un leader politico che ha compiuto anche degli errori e li ha pagati, però allo stesso tempo, tu lo hai descritto benissimo in questi minuti, è stato un uomo politico di straordinario coraggio e di incredibile tempra politica, intellettuale e morale. E gli episodi che tu hai narrato sono forse l'espressione più evidente di questo coraggio, perché in quel periodo storico non era affatto semplice, per mille ragioni e per mille motivi, introdurre elementi di autonomia e di frattura con quella che era stata a lungo la casa madre del movimento comunista anche in Occidente. E lui lo fa, si reca a Mosca e da quella tribuna dice le parole, pronuncia le parole che hai ricordato. E tutto sommato, vedete, la storia d'Italia è strana e a volte produce anche dei paradossi, delle aporie. Chi l'avrebbe mai detto che il capo dei comunisti alla metà degli anni 70 a Mosca avrebbe dichiarato la sua lealtà nei confronti dei principi della democrazia e qualche decennio più tardi un leader politico, un capo politico, ex ministro dell'interno, sarebbe andato a Mosca e avrebbe detto sobriamente di sentirsi più a suo agio e a casa sua lì sotto il regime di Putin che non nelle capitali europee. Ma questi sono i paradossi e le capriole della storia. È stato... No, chi è Gianni? Non l'ho identificato, di chi parli? L'ex ministro dell'interno, e io ho una sorta di godimento interiore nel dire ex, e questo Basterebbe questo a perdonare tutto di un agosto, il più incredibile e scomposto della nostra vita politica. Ma era anche un uomo, da quello, io non l'ho conosciuto, l'ho visto nei comizi da lontano,
Però doveva essere anche un uomo dotato di un'umanità profonda e anche di una leggerezza nello stile, nei rapporti umani. Massimo D'Alema racconta in un volumetto di qualche bellissimo anno fa, A Mosca l'ultima volta. Se lo trovate, Donzelli, compratelo la scatola. È una saggina Donzelli, sì. Massimo D'Alema accompagnò, era un giovane dirigente del PC, accompagnò Berlinguer nella delegazione ufficiale che si recò ai funerali di Yuri Andropov a Mosca nell'84. E D'Alema racconta questa giornata emozionante, gli incontri che ebbe, Marseille, i comunisti francesi, la delegazione ufficiale, e poi a tarda serata in albergo, non so se era il Metropol, chi lo sa, comunque nell'albergo di Mosca, però non c'era ancora Savoini, no, nell'albergo di Mosca Berlinguer si rivolse al giovane dirigente D'Alema dicendogli: bene, adesso ti dico tre cose fondamentali da sapere sull'Unione Sovietica e sui sovietici. La prima è che l'agricoltura non funziona. La seconda è che mentono anche quando non c'è bisogno di mentire. E la terza è che la carta si attacca alle caramelle. E insomma, uno che risolve una situazione di questo genere, forse è stato il dramma di quegli anni e anche la durezza del conflitto politico. Sai che io andai a Praga con Giovanni Berlinguer? Partimmo da Roma, andammo a Vienna, poi a Praga. Il giorno in cui Dubček ritorna a Praga e tiene un discorso a Piazza Venceslao davanti a centinaia di migliaia di persone, e la sera, Giovanni conosceva Dubček da quando era stato a Praga alla guida dei giovani nel fine degli anni 40, andammo a casa di un dirigente della Primavera e incontrammo Dubček. Ci fu un momento per noi di grande emozione. E dopo aver parlato e conversato su quelle giornate emozionanti, la serata si concluse con i vecchi dirigenti della Primavera, ce n'erano alcuni, che raccontavano barzellette sui sovietici, e la traduzione ovviamente ritardava anche il motto di spirito, però evidentemente c'era anche una dimensione tragica nella grandezza degli eventi, e l'umanità di Berlinguer, che ha ragione lui, che è stato anche un leader contrastato, guardate, anche dentro il suo partito. Nel film di Walter, Aldo Tortorella ricorda un episodio che per molto tempo non è stato nella logica dell'iconografia rammentato. Berlinguer muore nell'84, l'ultima direzione del PC che si tiene prima della campagna elettorale di quelle elezioni europee vede sostanzialmente il segretario del Partito Comunista in minoranza nella direzione del suo partito, sulla linea politica, sulla visione se del non dopo. Vi va bene, sfiduciatemi. E lui reagisce con la sobrietà che abbiamo ricordato, ma anche con la forza di un leader politico, e dice: prendo atto di questa situazione, non voglio nascondermela, ma vi chiedo di affrontare la campagna elettorale, e dopo la campagna elettorale, il voto delle europee, riprenderemo questa discussione con delle scelte che affronteremo conseguentemente. Non ci sarà più quella discussione, lui morirà su quel palco di Padova pochi giorni dopo, però quella era la responsabilità di una classe dirigente. E guardate, dopo la morte di Berlinguer, il mio racconto è legato ad una testimonianza diretta di chi c'era, di chi stava in quella stanza. Natta non voleva accettare la responsabilità che gli veniva chiesto di esercitare. C'erano anche altre ipotesi in campo. La più accreditata, quella che aveva un maggiore consenso e che sarebbe passata, era quella del segretario generale della CGIL, di Luciano Lama. E la sera Lama e un gruppo di compagni chiusero Natta nella stanza, si chiusero lì dentro. Lama fece un gesto simbolico, chiuse a chiave la porta dicendo: non si esce da qui fino a quando tu non dici di sì, perché io non sono adatto a fare quella cosa. Sono un uomo più divisivo, oggi c'è bisogno dell'unità di questo partito. Voi mi perdonerete, e se pensate che sia una caduta di stile nella retorica più ovvia, mi assumo anche questo rischio, ma lo corro volentieri. Noi siamo cresciuti in un partito, in un momento della storia della sinistra, dove poteva capitare più facilmente che ci si guardasse negli occhi e si dicesse: io non sono adatto a fare questa cosa, anziché dire: io mi candido a farla. E anche questo rovesciamento
ha prodotto delle ricadute, delle conseguenze, e infine l'umanità di quell'uomo è tutta Luca nell'intervista che concede a Giovanni Minoli, l'ultimo mix dell'83, quando parlano di politica, però poi a un certo punto Minoli gli fa delle domande più personali che un po' imbarazzano il segretario del PC, se è stato al cinema, che cosa ha visto. Lui parla di E.T., del film di Spielberg, sì, gli chiede che cosa vorrebbe che si ricordasse, che si dicesse di lui, quasi una domanda profetica un anno prima del malore, e lui riflette perché non è istintivo nella risposta, e poi risponde con quella formula bellissima: che sono rimasto fedele agli ideali della mia gioventù. E poi la domanda è: che cosa le dispiace che si dica di lei? E lui, con un sorriso, che sono triste, che sarei perché un uomo non è una triste, cosa vera, che sarei un uomo triste. Non vorrei che questa chiacchierata con Luca, che a me piace, che è bellissima per noi, diventasse una cosa nostalgica per voi, però non c'è nostalgia, c'è il senso di forte braccio. È stato un uomo politico, punto. Vi pare una banalità? Allora, diciamo l'ultima cosa su Berlinguer e poi traslochiamo negli ultimi minuti che abbiamo questa identità nel futuro, proprio perché hai messo in campo il personale. Ho avuto la fortuna di conoscere molto bene, era quasi uno zio per la famiglia Berlinguer, l'autista di Berlinguer. Fra l'altro, se vi capita, c'è un libricino molto bello pubblicato da Liberti che si chiama In auto con Enrico, e Menichelli è stato per 30 anni l'autista fisso di Berlinguer. Un ricordo drammatico, poteva essere anche lui un JFK italiano. Berlinguer aveva sempre 4 figli, amici dei figli a casa, era ossessionato che la mattina non ci fosse nulla da mangiare, quindi si fermava sempre in un bar e comprava 4 litri di latte. Allora Menichelli, che era molto romano, molto verace, diceva: Eri, ma che ce devi fare con sto latte? Cioè, manca una guarnigione. E no, e anche i biscotti. Insomma, un giorno Menichelli, di notte a Roma, piove, vede delle transenne messe davanti a questa latteria, le vecchie latterie, vi ricordate, con il latte a Roma era a forma di cono, di cartone, però non vede nessun lavoro intorno, e quindi dice: Enrico, non ci fermiamo. Sapete, non era facile con Berlinguer si arrabbia, ma insomma, Menichelli, che cosa facciamo? Un anno dopo, in un covo delle Brigate Rosse, si trova uno di quei rapporti diligentemente stesi dagli amanuensi della morte, in cui si dice: abbiamo provato una situazione con Berlinguer, la macchina purtroppo non si è fermata. La seconda cosa, che la conseguenza di questo è che fa una vita blindata, i capodanni si svolgono tutti a frattocchie con i figli, la scorta e le famiglie della scorta. Una volta Berlinguer fa ambo e gli impediscono di prendere il premio. E la terza cosa, però, è un ricordo molto bello che Menichelli fa. Andava a Botteghe Oscure, Berlinguer arrivava davanti all'ascensore, faceva così e diceva: Tatò è già arrivato. Antonino Tatò, come sapete, suo portavoce, dice, e allora Menichelli dice: ma perché è già arrivato? E il profumo di colonia è entrato in ascensore e lo avverto con molta forza. Però il ricordo più bello, forse, su questo rapporto, diceva Gianni, l'umanità, la timidezza e il carisma, perché sono 3 cose che sono impastate in questa figura. E lui, un giorno, sono in una piazza, Berlinguer mal sopporta tutte le procedure di sicurezza, la scorta, sia quella del partito sia quella ovviamente della polizia, e dice a Menichelli, quasi lo sfida, dice: senti, ma qui a me non mi riconosce nessuno, io mi metto un cappello sulla 3/4, attraverso questa piazza e sono arrivato dall'altra parte, poi ci rivediamo là e vedrai che non succede nulla. Allora Menichelli, siccome sentiva che c'era molto questa presenza, gli fa: vabbè Enrico, ci vuoi provare? Provaci. E com'è andata? Gli faccio a Menichelli, lui fa un sorriso tutto romano e fa: aho, dopo 5 minuti siamo dovuti andarlo a ripiare che se lo stavano a spogliare. E credo che questa sia, sapete, che lo fece molto arrabbiare, e qui ti do il testo perché questo è molto importante, ci porta su Popolo Elite. La blindatura a un certo punto gli avevano impedito di partecipare a un corteo importante dei metalmeccanici a Torino, altra battaglia rimossa e dimenticata, quella della Fiat, lui che parla con i 2 microfoni legati con lo scotch, insomma era a Torino, lui lì, e non lo volevamo far andare. Lui si arrabbia, dice: chi se ne frega le misure di sicurezza, entra e vengono scattate delle foto che girano ancora, lui proprio in mezzo al corteo, ma si vede che gode proprio, era come il suo momento di libertà. Il giorno dopo Forattini fa una vignetta
in cui, siccome Berlinguer era partito dall'albergo dove l'avevano confinato, lo dipinge metà con la vestaglia e con il monocolo e addirittura la brillantina nei capelli, l'altra metà con la tuta da metalmeccanico e fa il pugno chiuso. Lì lui ci rimase molto male e qui, secondo me, c'è l'ultima cosa che già ci porta al discorso di oggi, cioè fra popolo ed elite, quella generazione che veniva da famiglie borghesissime, che cos'era avere un nonno garibaldino, un altro nonno era stato il sindaco di Sassari, anzi il fratello della nonna, e suo padre era stato parlamentare socialista e combattevano a Sassari, uno per i socialisti, l'altro per i comunisti, queste famiglie, Amendola, Bufalini, Napolitano, venivano dalla borghesia, ma avevano fatto la scelta di classe. E questa scelta, la scelta di vita, come diceva Amendola, era proprio percepita in automatico dal popolo, cioè stanno dalla nostra parte, hanno scelto di stare dalla nostra parte. Allora Gianni, tu che ti trovi in questi anni complicati ad essere uno dei dirigenti che più ha riflettuto su questo, perché non comunichiamo più automaticamente che stiamo da quella parte? Perché abbiamo perso quel legame? Intanto a Berlinguer. È bravo Telese. L'anno prossimo io intervisto Telese. Sì, scegli certo. Tu l'argomento, io faccio delle domande semplici. Qualche mese fa, Francesco Bergoglio ha fatto un paragone tra i pastori delle anime e i pastori delle greggi, e più o meno, le parole non sono queste, scusatemi, ma più o meno il senso era di dire che un buon pastore delle anime, così come un buon pastore delle greggi, deve portare su di sé l'odore di chi vuole rappresentare. Il pastore delle greggi ha su di sé l'odore delle bestie, che sono in qualche modo la conferma di ciò che lui è e vuole essere. Il pastore delle anime deve avere su di sé l'odore delle anime che intende guidare. Precipiterò di nuovo nel buco nero della retorica, ma io penso che i leader, i dirigenti, i militanti, gli elettori, chi ha la passione per i valori, la storia, il futuro della sinistra, deve portare su di sé quell'odore lì, perché la condizione per essere forti, cioè sia quello delle bestie che quello delle anime, sì, soprattutto quello della parte che vuoi rappresentare, perché la condizione per essere forti e credibili è essere creduti. E tu non puoi raccontare alle persone una vita che non è la loro, perché se lo fa Checco Zalone al cinema ridono, ma se lo fa la sinistra si incazzano. E non puoi essere diverso da quello che dici, ma non nel senso dello stile di vita, perché poi non puoi nemmeno fingere di essere ciò che non sei, ma devi dimostrare di essere profondamente intriso di quei valori che rivendichi e di quelle coerenze che pretendi dagli altri. E in questo senso Berlinguer, come altri esponenti di quel partito, tu hai fatto dei nomi importanti, belli, alcuni io li ho conosciuti, sono stati per me anche un punto di riferimento, a volte dei maestri, sì, provenivano anche da ceti sociali alti o borghesi o persino aristocratici in alcuni casi, ma quella consapevolezza, quella coscienza l'avevano maturata nella temperie delle lotte, dei conflitti a cui non si erano mai sottratti, e in questo erano un pezzo dell'identità di questo paese, della storia di questo paese. Sai, ho ricordato Fortebraccio, sai qual è l'altro titolo, Luca, che mi è rimasto impresso per l'anomalia stridente, secondo me, con ciò che invece Berlinguer aveva interpretato? È il congedo di Repubblica. Repubblica aveva avuto anche momenti di polemica aspra nei confronti di Berlinguer, o comunque di differenze, di visione, e l'editoriale, il giorno successivo alla morte, aveva un titolo assolutamente significativo, a mio modo di vedere in una chiave negativa. Il titolo era "Straniero in patria".
Cioè, era morto il capo dei comunisti italiani, una figura ammirata, stimata, apprezzata, anche molto oltre i confini della sua parte, del suo partito, apprezzata per la sua moralità, per la sua eticità, e tutti lo riconoscevano, e il giornale, che comunque era un giornale di area progressista e di sinistra, come si congedava da quella figura? Dicendo che proprio quei requisiti, l'onestà, la trasparenza, l'eticità, lo rendevano diverso da quella che l'Italia è, da ciò che gli italiani sono, straniero in patria. Questa è una delle condanne del nostro paese nella storia lunga, che ci fa risalire a Leopardi e Prezzolini. Ma immaginate voi un grande statista francese che muore e la stampa francese che titola: è morto uno straniero in Francia. No, titoleranno ovviamente: è morto un grande figlio della Francia. Ma questa incapacità di rivendicare i valori positivi della nostra storia e di ciò che è stato questo paese è qualcosa che ha a che fare anche con i limiti strutturali di uno sviluppo in parte ritardato, mancato, contraddittorio. E d'altra parte c'è sempre stato un atteggiamento in qualche misura elitario nei confronti di un popolo che non aveva gli strumenti, le risorse per riformare se stesso. C'è quella famosa espressione di Giolitti che definì l'attività di governo dell'Italia come la cucitura di un abito per un gobbo. Il paese è pieno di vizi, di storture, illegalità, corruzione. E allora governare l'Italia significa fare un abito ma con la gobba, perché devi tener conto che quei vizi, quelle strutture non le cambierai mai. Salvemini lo apostrofò duramente per quella definizione, ma, e non solo, ma quella era una visione elitaria aristocratica che ha fatto sempre capolino nella storia di questo paese. 1911 Salvemini scrive un articolo dove denuncia la corruzione dei partiti e rivendica un governo degli uomini migliori, perché gli italiani hanno bisogno di qualcuno che li governi dall'alto. Croce l'anno dopo lo segue sulle stesse orme. Einaudi strizzerà d'occhio il primo fascismo perché sarebbe stata la risposta moderata, controllabile ai disordini del biennio rosso. Salvemini, Croce e Einaudi, monumenti dell'Italia repubblicana. L'idea che l'Italia è fatta male e quindi serve un'elite, oggi diremmo i tecnici, per piegare e raddrizzare le gambe dei cani. Ma poi c'è un altro filone della storia di questo paese che è molto più bello, che è l'idea che non nega i vizi, le storture, la gobba, l'illegalità, la corruzione, ma è convinto, quel filone storico, che soltanto la partecipazione popolare, la democrazia, la forza anche dei partiti è in grado di rinnovare questo paese sotto il profilo morale, intellettuale, politico, sociale. Questa è la storia più bella d'Italia, questo è Gobetti, questo è Gramsci. Questo è Berlinguer, questo è Moro, queste sono le culture fondative del patto costituzionale, quelle che la destra, che abbiamo ricacciata all'opposizione, spero per un tempo lungo, voleva mettere radicalmente in discussione. Noi siamo in qualche misura figli, eredi, interpreti, inadeguati finché volete, ma eredi e interpreti di questa seconda storia del paese. Questo simbolo ne è l'espressione, va difeso e preservato per questo motivo. E l'attualità di questo incredibile, pazzesco mese di agosto in qualche modo ci riporta esattamente qui, a un punto lontano nel tempo, ma che è presente tra noi. Gianni, ma non possiamo fare un DVD, perché sennò stasera sei molto ispirato. Facciamo un DVD, poi lo distribuiamo come si faceva un tempo col vecchio indirizzario, no? Quel club di 1.700.000 iscritti che Berlinguer aveva lasciato all'Italia. Sì, c'è un po' di nostalgia, ma per citare il nostro amico Vendola, è nostalgia del futuro. E allora qui andiamo al tema del governo. Se c'è una lezione nel Berlinguer... è scaduto il tempo qua, dice. No, c'è un extra bonus fino alle 8. Poi la Boschi è in ritardo, starà facendo qualcosa, non so. Non maliziate. No, dicevo che c'è una lezione che è esattamente, ovviamente si parva licet componere magnis, c'è una lezione del berlinguerismo che è questa: la curiosità per le altre culture. No? Un po' è il rapporto che Berlinguer ha con Moro, con i cattolici, la lettera a Monsignor Bettori, Bettazzi. E il,
il rapporto anche con il 77, il 77 a Bologna, il discorso durissimo nel momento della battaglia contro gli Untorelli, c'è un ricordo bellissimo di D'Alema su questo, e poi il secondo discorso sui giovani, quello in cui dice sono figli nostri. Allora io qui voglio provare un po' l'eresia, però voglio dire, qua siamo in Emilia Romagna e qua è nato il Movimento 5 Stelle. Allora io da tempo sostengo questa cosa, che è nato qui perché era un'eresia dentro una famiglia. Sono stati i figli che non capivano più i padri, dico metaforicamente, che dicevano basta, questo partito è vecchio, queste forme sono vecchie, questi rituali sono invecchiati, serve qualcosa di nuovo, il digitale 2.0, Rousseau, non mi fate entrare in questa stanza che è un po' complicata. Però questo è il senso. Tu con gli apostati ci devi parlare. Quando c'è la radiazione del gruppo del manifesto, l'ultimo che cerca fino all'ultimo di ricucire è Berlinguer. E quando Berlinguer in quell'ultimo anno, 83-84, incontra la Rossanda, Magri e Pintor, gli dice adesso possiamo rimettere insieme questa famiglia. Lo dice con una battuta, che però poi segue un fatto politico. Il PDUP, se vi ricordate, entra dentro il Partito Comunista, Pintor sarà candidato alle Puglie dell'87, si ricomprone anche uno scisma, non so, non ve ne frega nulla, però della mia famiglia, dove mio padre era circondato dalle amiche, mia madre leggeva l'Unità, difeso proprio come in una trincea, dicevano perché il compromesso storico, Berlinguer, eh? E tutta quella storia finisce. Allora la mia domanda, Gianni, è questa. Siccome il nucleo dei valori fondanti sono dei valori progressisti, la prima domanda è perché non vi siete mai parlati? Perché non vi siete mai parlati? La seconda, e certo anche loro ci hanno messo il loro obolo, e la seconda è che cosa impedisce adesso a queste due culture che hanno una radice comune, che si sono avversate, Bibbiano, ladri, incompetenti, di tutto, ma al fondo adesso questo governo deve essere interpretato così. Ti do l'ultimissimo supplemento, ho litigato su internet perché ho detto che Zingaretti ha fatto un capolavoro politico e ne sono convinto, perché sono stato... No, ma vi dico perché, non è apologia del segretario. E con Gianni ne abbiamo parlato in quei giorni, sono andato a cena con uno dei massimi dirigenti della Lega, ieri ho intervistato Salvini e questo dirigente di primissimo piano mi ha detto ci aveva riunito Matteo e aveva detto noi la facciamo alla fine di agosto, erano già quando eravamo sotto l'ombrellone, il papete, le cubiste, le donne leopardate, ecco, si erano riunite e hanno detto noi la dobbiamo fare lì in mezzo ad agosto perché in una settimana il PD e i 5 Stelle non potranno mai ridurre questa distanza di odio che c'è fra loro, il partito di Bibbiano, le invettive e gli insulti. E beh, insomma, ci vuole una grande leadership per ridurre in 7 giorni, perché Salvini non è un cretino, aveva fatto bene i calcoli, c'è stata grande capacità politica, però adesso mi interessa capire se questo è un accordo minimale, salta. Se invece è l'idea che ricompone una frattura con il senso dei pensieri lunghi, allora può durare 4 anni e aprire una nuova stagione. Questa è... Questa di Luca è in assoluto ovviamente la domanda più importante di questa conversazione, perché implica una lettura del dopo, una visione del dopo. Salvini sicuramente non è uno sprovveduto, ma è un uomo politico navigato, forse solo perché da 25 anni e più calca la scena, dal Consiglio Comunale di Milano al Parlamento Europeo, al governo italiano. Ha anche trasformato in una manciata d'anni, 5 o 6, una forza residuale autonomista in odore di secessionismo in un moderno partito nazionalista 2.0, proiettandola... Dal 3,6 al 36%. Detto ciò, se dovessi dire cosa è più simbolicamente vicino alla strategia che Matteo Salvini ha perseguito dal 9 di agosto all'altro ieri, quando il governo ha giurato al Quirinale, direi uno qualunque dei cartoon di Willy il Coyote. Cioè l'idea che uno ha un progetto, costruisce un impianto teorico disseminando il terreno di trappole mortali
Ma perché noi, se avete figli piccoli, nipoti, ma perché guardiamo, siamo inchiodati a Willy il Coyote? Non perché attendiamo la sorpresa che non c'è. Perché lui si salva. Aspettiamo serenamente il momento in cui il povero Willy si trova sospeso nello strapiombo e tutta la sua costruzione mentale, logica e procedurale finisce in fondo a quel burrone. Però la domanda che ha posto Luca invece è molto seria e su questa forse chiudiamo, ma io penso, ma ci sono gli ospiti qui che innanzitutto io sono affezionato all'unico vero insegnamento che mi ha dato tra i tanti, ma insomma l'unico vero nel senso che è quello più importante che mi ha dato quello che considero il mio maestro politico, è stato un dirigente comunista, mancato un paio d'anni fa, oltre 90 anni, e Alfredo Reichlin mi diceva sempre, ricordando l'episodio in cui Togliatti lo mandò, lui trentenne, a fare il direttore dell'Unità, Togliatti gli diede una sola raccomandazione, gli disse: l'analisi, Alfredo, l'analisi è tutto. Sbagli l'analisi e se fai politica e se dirigi un partito e se sei il capo della sinistra, sbagli l'analisi storica, l'analisi politica, quella culturale, rischi di finire appunto sospeso sul burrone. E allora la prima cosa che ti voglio dire, te ne voglio dire due, la prima cosa è questa, che noi, una parte di noi, mi permetto di dire che alcuni hanno contestato quella tesi nelle sedi pubbliche, nelle direzioni di partito. Noi abbiamo compiuto, una parte di noi ha compiuto un errore gravissimo di analisi che è proseguito sino quasi a ridosso dell'estate, all'ultima direzione del nostro partito, ancora c'è chi lo ha ripetuto, e cioè che la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle fossero la stessa identica cosa, fossero la declinazione dello stesso approccio, dello stesso populismo barra sovranismo che avrebbe distrutto le istituzioni del paese attraverso la rivendicazione di una democrazia illiberale, di un antiparlamentarismo, di un approccio sostanzialmente pareversivo ai valori e principi della nostra convivenza democratica. Io ho sempre contestato questa lettura. Sono due forze radicalmente diverse per radice e per matrice. La Lega l'abbiamo appena ricordato. Il Movimento 5 Stelle, lasciate stare la sua esperienza di governo dell'ultimo anno, ma il Movimento 5 Stelle, tu hai citato l'Emilia, il Primo Vaffari di Bologna, di Grillo, sì, ma il Movimento 5 Stelle ha una matrice diversa, non sorridete, dal punto di vista della scienza politica, la loro è una matrice rivoluzionaria, perché come tutti i movimenti rivoluzionari, almeno all'origine, agli albori, mettono in discussione il primato del principio di legalità sul principio di legittimità. Per loro, nell'impostazione iniziale che hanno avuto, ciò che è illegittimo prevale su ciò che è apparentemente, formalmente legale. Guardate, abolire i vitalizi pregressi, magari lasciando qualche anziana vedova in condizioni di difficoltà, è evidente che non si può fare perché è incostituzionale, ma loro spiegano e rivendicano questa motivazione che introdurre quei vitalizi era illegittimo e siccome era illegittimo farlo, quello che è illegittimo deve prevalere anche su quello che è formalmente legale. È la radice di tutti i movimenti rivoluzionari che tendenzialmente poi rischiano di precipitare nel giacobinismo e nell'estremismo, ma questa è la matrice in qualche modo. E noi abbiamo sbagliato a teorizzare per mesi e qualche anno che fossero la stessa cosa della Lega, perché non era così. E abbiamo compiuto, dopo il 4 marzo di un anno fa, un errore capitale, che è stato quello di spingerli nelle braccia di Salvini con l'argomento che non può essere un argomento politico, che gli italiani ci avevano messo all'opposizione, certo avevamo perso, e che dovevamo metterli alla prova del governo, la battuta su non vedo l'ora di brindare per la nascita del governo giallo-verde. No, abbiamo parlato di una storia antica questa sera, o comunque non recente, ma nella storia, nel DNA della sinistra italiana c'è sempre stata l'idea che il blocco del tuo avversario tu lo devi rompere, lo devi spezzare, esatto, lo devi dividere, non lo devi compattare, perché più compatti quel blocco più entra in difficoltà la tua parte. Ma detto questo, la seconda e ultima cosa e chiudo, io vorrei dirvela a cuore aperto,
perché lo penso. Ed è anche la risposta, o comunque un'ipotesi di risposta alla domanda conclusiva di Luca. Siamo di fronte... No, ma non è conclusiva. No, la domanda conclusiva di quel giro lì. Poi lo so che noi... fino a mezzanotte avete fame? No, perché andiamo avanti. Andiamo. Come avete già mangiato? Alle 6 avete mangiato? E sono orari emiliani questi. Ma la domanda finale che hai fatto poco fa, e che secondo me è serissima, che cos'è? Che cos'è questa alleanza che si è costituita in una manciata di giorni? Cosa rappresenta nel percorso lungo di costruzione di questo simbolo e del futuro di questo paese? Io ve lo dico per come la sento, per come la penso, per come la vivo. Io penso che abbiamo fatto bene. Penso che Nicola ha fatto benissimo. Ma con la stessa sincerità... Io non vi nascondo quanti sono stati i dubbi che ci hanno attraversato in queste settimane e non vi nascondo anche, perché non credo sia giusto farlo, siete tutte persone mature che hanno passione per la politica se siete qui questo pomeriggio, non vi nascondo le insidie, le difficoltà, i rischi di questa operazione, ma proprio perché esistono queste difficoltà e questi rischi, io penso che noi dobbiamo lucidamente, come farebbe un gruppo dirigente, come farebbero dei dirigenti politici, dare un senso a quello che noi stiamo facendo. E ve lo voglio dire così, quello che stiamo facendo, secondo me è qualcosa, ne ha scritto Alessandro Volpi, che è un economista molto bravo qualche giorno fa, quello che stiamo facendo è qualcosa che non ha eguali nella storia lunga di questo paese. Rifletteteci un istante in una dimensione di grande responsabilità che ci viene richiesta. Due forze, due movimenti politici, due culture che si sono combattute, contrastate anche con una sprezza di toni, di parole, di linguaggio, sino a poche settimane fa scelgono di dare vita ad un governo, ad una nuova maggioranza. E non lo fanno per scacciare l'incubo delle urne, convinti che se andavamo a votare non vinceva la destra, lo fanno preoccupati di un esito di quel genere, ma con la consapevolezza di dare un governo solido all'Italia. E guardate, nella storia lunga del paese è la prima volta che succede una cosa simile. Non fu questo il connubio di Cavour e Rattazzi nei primi anni 50 dell'Ottocento, erano due forze diverse, ma che incidevano, appartenevano allo stesso perimetro della cultura liberale. Non è stato così il governo Badoglio nel 44, che è stato un gabinetto di guerra e come tale si è dimessa all'indomani della liberazione di Roma. Non è stato così l'incontro fecondo del primo centro-sinistra all'inizio degli anni 60, Democrazia Cristiana e Partito Socialista, perché anche quell'operazione aveva conosciuto un processo e una maturazione molto più profonda che nasceva dalle fratture a sinistra dopo i fatti d'Ungheria del 56, dall'avvicendamento del pontificato, Pio XII lascia il posto a Giovanni XXIII nel 58, l'elezione di Kennedy in America nel 60, era maturato un processo storico. Non è stato così il compromesso storico di cui abbiamo parlato all'inizio di questa conversazione, che era una prospettiva che voleva sbloccare la democrazia italiana, ma nella logica regime dell'alternanza di quelle due forze politiche. Non è stato così con i governi tecnici degli anni 90, che corrispondevano ad una emergenza economica e democratica dopo il crollo del sistema politico e dei partiti della Prima Repubblica. Non è stato così nel 2013 l'accordo tra Letta e Berlusconi, che rispondeva in qualche modo, noi e Forza Italia, a dare una risposta temporanea, senza alcuna radice e profondità, a un tema di governabilità del Paese dopo le elezioni pareggiate da Pierluigi nel 2013. Forse non vi appaia paradossale anche questo? La cosa che più assomiglia, si avvicina a ciò che voi avete vissuto come noi in diretta in questi giorni, in queste settimane, è l'accordo giallo-verde del giugno 2018, con una differenza fondamentale però, che quell'accordo
era scritto nero su bianco, non prevedeva alcuna alleanza di quelle due forze, ma era un contratto notarile dove ciascuno portava il suo programma, lo sommava al programma dell'altro e poi individuava un avvocato del popolo, un premier neutro, arbitro, che avrebbe disbrigato il traffico trovando di volta a volta la soluzione per i conflitti che si sarebbero aperti. Conflitti che non si sono mai chiusi, sono stati 15 mesi di una conflittualità costante che ha portato alla paralisi questo paese. Noi no. Nicola ha avuto la forza e il coraggio di fare un'operazione diversa. Noi abbiamo detto: non vogliamo riprodurre un contratto, non ci interessa, se è questo si va a votare. Noi siamo pronti ad assumerci un onere, un peso, una responsabilità. Con una forza, Luca ha ragione, che sino all'altro ieri ci diceva che eravamo il partito di Bibbiano, quelli che sequestrano le creature. Noi siamo pronti ad assumerci questo peso, quest'onere, questa responsabilità, ma ci sediamo ad un tavolo e costruiamo insieme un percorso, un programma, delle priorità che mettano in cima tutto il tema dei diritti e dei bisogni di chi è rimasto più indietro, di chi non ce la fa in questo momento nel paese, ma che abbia anche l'ambizione di avere una visione chiara di dove vogliamo portare l'Italia nel suo rapporto con l'Europa, nel suo contesto internazionale. Noi stiamo pronti ad affrontare una fatica enorme, con la passione di sempre, forse maggiore passione che mai, quella di ridefinire il perimetro, il profilo, i caratteri del sistema politico dei prossimi anni in questo paese. Se è questo, se è questa l'operazione, fa tremare le vene ai polsi. Sarà difficile, avremo momenti faticosi, l'autunno sarà difficile. Dopodomani, al debutto di questa nuova maggioranza alla Camera, davanti a Montecitorio ci saranno le destre a protestare, ad inveire, ad insultare contro il furto di democrazie. Sarà una campagna ossessiva nelle prossime settimane. Toccherà al governo dimostrare di essere in grado di convincere gli italiani che stiamo facendo la cosa giusta nel loro interesse. Però credetemi, proprio perché la fatica sarà tanta, e l'investimento che noi stiamo facendo non è un investimento banale, mette in discussione la nostra cultura, il modo di approcciare i drammi e i problemi di questo paese. Proprio per questo noi dobbiamo fare in modo che alla radice di questo disegno ci sia qualcosa di più che soltanto la contingenza di un agosto impazzito e di un cartone animato di Will Coyote finito male, ma ci sia l'atto di orgoglio dei valori di cui siamo portatori e la capacità di ancorare un movimento che comunque ha preso il 32% dei voti un anno, poco più di un anno fa, di ancorarlo ai principi e ai valori del costituzionalismo democratico e liberale di questo paese. È una grande operazione strategica che richiede coraggio, lucidità e che, e chiudo, richiede un partito. Ed è la scelta che alcuni hanno fatto di restare in questo partito, di farlo vivere, di radicarlo nel paese, perché il destino del riformismo dall'alto l'abbiamo già conosciuto e non finisce bene. Il governo è fondamentale. Abbiamo mandato lì una squadra di persone preparate, giovani, capaci, faranno bene. Il governo è decisivo. Ma questo governo non ce la farà soltanto sulla base delle sue energie e delle sue forze. Sì. Questo governo ha bisogno del rapporto con la società e questo rapporto sarà garantito da questa comunità, da questo partito, anche da altri. Ma noi siamo l'architrave di questa operazione. Però per essere all'altezza di questa prova noi dobbiamo sapere dove stiamo andando e perché lo stiamo facendo. Noi compagni e compagni, noi non abbiamo dato vita ad una manovra di palazzo, noi non abbiamo dato vita a un ribaltone di potere, noi ci siamo assunti un peso enorme sulle spalle perché vogliamo cambiare l'Italia e non vogliamo consegnarla alla destra peggiore della nostra vita. Rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di farcela. Allora ti faccio l'ultima domanda. Gianni, ma non possiamo raccogliere questo tuo discorso in delle dispense, lo trascrivi dei fascicoli e poi lo mandiamo per posta a tutti i 100.000 iscritti di Rousseau? Però manca l'ultima domanda. Abbiamo detto tutto, abbiamo il perimetro, la storia, i padri putativi e qui mancano loro, il soggetto, i barbari.
Allora, l'ultima cosa che ti volevo chiedere è su questo. Uno, perché chi ha visto In Onda sa che per me è stato un filo conduttore, forse per via di alcuni studi classici mal digeriti, il tema dei barbari, sapete che è la chiave della storia. I barbari sono coloro che distruggono, barbar, sono barbari con la lingua che non si capisce, ma i barbari per gli storici che hanno indagato la fine dell'impero romano sono coloro che hanno salvato Roma, che hanno creato l'Europa. Perché i barbari che erano stati contaminati positivamente dalla grandezza del diritto e delle istituzioni poi diventano i generali che difendono dagli altri barbari il mondo. Guarda che se trasformi questi due soggetti e metti in Lega 5 Stelle viene benissimo. Allora ti chiedo un tuo supplemento sui barbari, perché io guardavo quella seduta il giovedì in cui tutto si è rotto, il giorno in cui Conte dice tu non hai il coraggio Salvini, se qualcuno deve avere il coraggio ce l'ho io. Salvini fa quel discorso incredibile, no? In cui si mette a insultare il PD proprio cercando il fallo, come si dice in calcio, e io guardo il gruppo dei 5 Stelle che erano fermi. Ma mi rendo conto, in un'aula piccola come quella del Senato, che è come una bomboniera, senti che erano contro Salvini. E questa tensione a un certo punto viene stemperata da un gesto che prima vedo muto, perché vedo la Pinotti che si avvicina alla taverna, gli dice qualcosa, la taverna si mette la mano sui capelli così e poi ridono tutte e due, e mi sembra un gesto molto strano. Allora vado a chiedere in transatlantico alla taverna: che vi siete detti? Vabbè, la Pinotti, mi è simpatica da tanto tempo. Sì, ma che vi siete detti? Perché quel gesto? Allora lei mi fa: vabbè, niente, perché è arrivata la Pinotti, no? E mi fa: ma tu, con una faccia tutta sua, ma tu quando è che hai fatto io l'ultimo post dicendo mai alleati? Perché l'ho letto in rete col partito di Bibbiano. E tu che gli hai risposto? Faccio la taverna. E la taverna gli fa: sono stata sincera, ho detto mi pare ieri. Allora, però è bella, è lei che ti ha risposto, e qui c'è stata questa, mi pare ieri era la mano sulla testa, qui c'è stata la battuta fenomenale della Pinotti che le fa: beh, ma allora è passato tanto tempo, e si sono messi a ridere tutte e due. Perché quel gesto accade in quel momento? Perché in quel momento è stato chiaro che questo pezzo del Parlamento era diverso da quell'altro gesto del Parlamento che col 18% voleva comandare. E guardate che non è solo in Italia, le democrature, i paesi di Visegrad, ci si è messo persino quell'ubriacone fantastico di Boris Johnson che ha chiuso il Parlamento più antico del mondo, cioè c'è questa tentazione. Soddisfazione enorme, l'ubriacone è stato lasciato dal fratello, ma è meglio di così, non poteva andare. Allora ti devo chiedere come tu vedi loro e come pensi che ci si possa, questo pezzo che hai tratteggiato, mi devi proprio simulare il dialogo e mi devi dire su che cosa parleresti con loro e su che cosa pensi che si possa da domani fare una cosa. Perché se il nuovo ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che è un ex della tua FIGC, era responsabile degli studenti a Roma con Zingaretti segretario di Roma e poi con Cuperlo segretario, Roberto Gualtieri, se qui si riesce a fare subito una cosa equa come l'abbattimento del cuneo fiscale con le compatibilità dell'Europa per tutti i lavoratori dipendenti, io credo che questo governo è già partito la conquista dell'opinione pubblica. Ma intanto non è che noi a questo punto dobbiamo discutere con il Movimento 5 Stelle, noi dobbiamo governare con... Abbiamo finito? Sì? No, io perché sono un funzionario di partito, io dove mi metto non sto, se devo uscire io esco. Se no. Scusa! Se avete visto la puntata con la taverna, e chiudiamo con questo, a un certo punto io le dico: ma ci sarà qualcuno dei ministri del PD che non le piace? No, vanno tutti bene. Ma come vanno tutti bene? C'era Giannini a fianco che era stupefatto. No, e a me uno che non le piace, lei risponde, sembrava Suslov: se il partito li ha scelti vuol dire che vanno bene. È finita! Noi non dobbiamo più solo discutere col Movimento 5 Stelle, ci dobbiamo governare assieme, e ci saranno anche passaggi difficili, sono due forze diverse, l'abbiamo appena ricordato, però
Io penso, tu citavi il cuneo fiscale, che ci sono alcune scelte immediate, simboliche, ma anche molto materiali, che dovranno essere assunte da questo governo con un atto di coraggio, come si dice, gettando il cuore oltre l'ostacolo, perché il Paese, stasera ne abbiamo parlato poco, il Paese conosce una situazione che forse non ha mai conosciuto per la difficoltà, l'economia ferma, inchiodata. Ci sono 17 milioni di italiani che vivono in una condizione di rischio di povertà e 6 milioni conoscono una condizione di povertà assoluta, materiale. Siamo in cima alla classifica europea per il livello di povertà dei minori. Ci sono delle tabelle che sono statistiche, ma sono anche altro. Guardate, la crisi di questi 10 anni non è stata solamente spread, parametri rigidi, rapporto tra deficit e PIL, crescita del debito. La crisi di questi 10 anni ha cambiato i sentimenti di milioni di persone, di famiglie, l'umore, il modo di guardare il proprio futuro, le aspettative che si coltivano. E noi dobbiamo, prima di tutto, spiegare, raccontare la scelta che stiamo facendo come la volontà di restituire un tratto di fiducia a un paese che l'ha smarrita questa fiducia. E da questo punto di vista inizia un percorso nuovo per tutti noi, per loro e anche per noi. E io penso che alla fine di questo percorso, che durerà per l'intera legislatura, io sono convinto che entrambe queste forze usciranno diverse. Serve avere un atteggiamento, la battuta di Paola Taverna è simpatica da questo punto di vista, rispettoso anche di ciò che l'altro è o è stato o vuole diventare ed essere, perché noi abbiamo un'opinione diversa di come si vive la partecipazione democratica in un partito. Loro hanno la piattaforma Rousseau, ma nessuna ironia è consentita. Potrei dire con una battuta che la nostra piattaforma è questo, ma da questo punto di vista è importante che ci sia soprattutto l'elemento del rispetto reciproco, che è clamorosamente mancato nell'esperienza di governo giallo-verde. Salvini ha compiuto una quantità di errori, l'abbiamo ricordato, forse 2 però sono quelli più seri per un uomo politico avveduto come lui. 1, la battuta incredibile del 9-10 di agosto a telecamere accese, chiedo al popolo italiano i pieni poteri. Non si è reso conto dell'errore capitale che compiva in quel preciso istante, perché anche una parte di quel popolo che magari aveva guardato a lui con empatia ha preso atto del pericolo che era di fronte. E poi c'è un errore che direbbero quelli colti di prossemica, lo studio del rapporto tra i corpi, perché il giorno in cui il 20 agosto il capo del governo va in Senato ed è ragionevole immaginare che farà un discorso, come dire, severo nei confronti del suo ministro che lo ha sfiduciato, l'ultima cosa che ti deve passare per la testa è di andarti a sedere alla destra del Presidente del Consiglio, forse per intimidirlo. No, la prossemica delle regole: se chi al microfono parla in piedi e ti molla dei ceffoni ripetuti, e tu che prendi i ceffoni come Pasquale di Totò stai seduto sotto di lui, l'immagine che arriva a milioni di italiani è che c'è uno che ha vinto e c'è uno che ha perso, e se fai politica non dovresti cadere in questo tragico errore. Allora dobbiamo cambiare tutti con coraggio e anche restituire, l'ultimissima cosa voglio dire su questo, uno stile, un linguaggio di rispetto verso i nostri nuovi alleati e verso gli avversari. È stata insultata la nostra ministra in questi giorni, ha reagito con ironia, con leggerezza, ha fatto bene. C'è da ricostruire una cultura che non è solo una cultura politica, è una cultura alta, perché la politica impone anche questo. Guardate, Luca l'ho raccontato alcune volte, poi siamo a posto, ma il PC era anche quella forza, e non solo il PC, anche i partiti venuti dopo, che tentava sempre di costruire un legame con la sua gente, con il suo popolo, che non era di lisciargli il pelo con le battute di spirito, i moti, i calembur, le battute da Twitter. Nel 94, dopo la sconfitta dell'Europea, Achille Lochetto si dimette da segretario del Partito Democratico della Sinistra e c'è la competizione D'Alema e Veltroni, alla fine viene eletto D'Alema.
e c'era una frattura, la prima frattura tra due componenti che si erano misurate. Io qualche settimana dopo andai a lavorare con il segretario del partito e si tenne a Modena la festa nazionale dell'unità, dove c'era il comizio conclusivo, quello che ci sarà domani. E il giorno precedente in albergo il segretario preparava il suo comizio e a un certo punto si volge a noi e dice: ma sapete che c'è? Domani io devo dire una cosa forte che dà il senso dell'unità del partito. Ci sono state le divisioni, le fratture, ma bisogna spiegare il concetto semplice. Quando l'avversario ti viene addosso, non puoi dividere il tuo accampamento, devi unire le forze per fronteggiare il tuo avversario. E noi, certo, è giusto. E allora, sapete, ho pensato che la cosa migliore domani per spiegare questo concetto è usare quei bellissimi versi della Ginestra di Leopardi. E lì già cala un attimo di perplessità nella stanza. Ginestra di Leopardi, basta dire l'unità del partito per contrastare l'avversario. Dice, no, però non si contraddiceva il segretario che aveva questa idea. E quindi recupera i versi e il giorno dopo c'è una distesa di militanti del PDS con il cappellino, bandiera rossa, trichetrac, festa. Decine di migliaia di persone. Il comizio si sviluppa come previsto sino a quando c'è il passaggio sull'unità del partito. E allora ci sono i versi della Ginestra e il segretario li declama, e sono quei versi che esprimono esattamente quel concetto. E quindi stolto crede così qual fuori in campo, cinto d'oste d'assedio e sul pui vivo incalzante degli assalti, gli nemici obliando a cerbecare, imprendere con gli amici e spargere fuga e fulminare col brando infra i propri guerrieri. Io guardo la platea, attendo una reazione, perché era assolutamente evidente, era assolutamente chiaro che nessuno aveva capito un benemerito cazzo, ma niente, non di nulla, ma passa qualche istante ed esplode un'ovazione, l'applauso più dirompente del comizio, perché secondo me il riflesso deve essere stato in quel popolo, cazzo, ma ci ha detto qualcosa di serio, Mica scherzi, deve aver detto una roba seria. Cioè, il compito di un partito e di un gruppo dirigente non è lisciare il pelo e accompagnare la tua comunità ad omologarsi verso il livello perverso che gli avversari ti impongono, è quello di alzarlo il livello e di restituire una prospettiva di credibilità alla politica in questo paese. Grazie di essere venuti. Grazie, buonasera.